Salve YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. L'altra volta ci eravamo lasciati qua che stavo zappando questa vena di ferro nella gigantesca gola che abbiamo incontrato mentre andavamo a prendere le pecore, la seconda. E stavamo vedendo recuperare un po' tutti i materiali che ci mette a disposizione questa infinita fonte di risorse. Okay, c'è veramente di tutto. Ora, vediamo un po'. Vediamo se quello lo zappo, poi va a finire per forza sotto. Nasce la lava. Io andrei a chiudere, sinceramente, perché non vorrei rimanere bruciato. Ok, salto della fede qua. Ovviamente la pecorella ci ha seguiti nelle nostre avventure, ma è rimasta bellamente bloccata. Poi provvederemo a dargli il giusto colpo di grazia per non farla soffrire troppo. Ora, vediamo un po' di approcciarci da questo lato, però, a chiudere quella fonte di lava. Se comunque la lava, se abbiamo bisogno, l'abbiamo nella nostra caverna sotterranea, abbiamo trovato i diamanti di scorsi episodi. Ciao pecorella, vengo a liberarti dalle tue pene. Così impari a seguirmi, pecorella. Allora, devo andare là, praticamente. Vediamo un po'. Scaviamo. Siamo praticamente all'altezza giusta. Dei livelli. Perché ci sono dei livelli là? Dietro la fonte di lava, quindi qua questa lava qua non si può toccare. Tanto la lava là sotto sta scomparendo. Perfetto. Sta arrivando anche la notte, sta arrivando. Un'altra pecorella che si vuole suicidare. Scendiamo con la massima cautela, visto che non voglio farmi del male. Di costruire un attimo una piattaforma un po' larga, creiamo una entranza, ci facciamo un po' di luce, ovviamente essendo notte facciamo la ninna. A domani, eccoci qua. Allora, vediamo un po', la ninna l'abbiamo fatta, il giorno c'è stato. Ma continuano a scendere i livelli a prendere. Là c'è una festa tra zombie e creeper. Vediamo un po' se ho qualche freccia per divertirmi un po'. Sì. No, sono andati via. Sono timidi. Continuano, zappiamo qua. Ridendo scherzando, siamo arrivati alla base
La gola. Oh, adesso mi vedi creeper. Mo non mi vedi più. C'è uno qua sotto. Coppia. Boom. Perfetto, di là c'è una bella caverna che ci propone tante belle, tanti bei combattimenti. Allora, cominciamo a chiudere quest'acqua. E faccio qua sotto. Assolutamente nulla. Vediamo anche questa di acqua. Qua c'è un sacco di... cominciamo dei livelli, poca roba, probabilmente era del carbone zappato che è cascato giù. Ok, andiamo di qua. Ovviamente non posso lasciare qua tutto sto carbone. Batman, non metterti in mezzo, che se no lo sai che ti faccio male. Più di Batman qua, quindi ci sono, ma quelle qui sono delle belle grotte, si spera. Perfetto. E ora all'avventura. Oh, guarda, evito le sofferenze zombie. Quell'acqua qua adesso la chiudiamo anche lei. Ancora ferro. Ferro ovunque. Andiamo un po' di esplorare questo posto. Ok. Il posto sembra tranquillo. Poi non l'ho visto qua. Mostri se ne sembrerebbero essere, solo che non si capisce bene dove siano, sono qualche sotto caverna. O magari in alto c'è qualche caverna aperta. Intanto la gola di qua non porta da nessuna parte. Andiamo dall'altra parte che ho visto dei mostri un po' più aggressivi anche, cioè di qua. Allora, ricordiamoci che la nostra scaletta per risalire è qua. Allora, andiamo di qua prima di tutto. Tutto. Oh. Sta mappa veramente, il ferro è l'unica cosa che non manca. Voi gli avete anche, ne hai quanta industriale perché continui a raccoglierlo? Serve sempre, non si sa mai. Però adesso si combatte, ragazzi, mi sa. Mo è giunto il momento di combattere un po'. Oh, guardate cosa ho trovato! Attenzione al cibali! Attenzione al cibali, ed è quello che penso io.
Una miniera abbandonata. Zombie! Dai, sono sceso io, sono, venite qua. Andiamo su un attimo, va. Una miniera abbandonata. Qua c'è ogni ben di Dio in questa, in questo posto. Allora, facciamo una bella cosa. Questa cosa qua la veniamo a esplorare prossimamente, perché sento veramente ogni genere di mostro esistente in Minecraft là sotto. Torniamo un attimo a casa, visto che abbiamo un carico non indifferente. E poi, dopo esserci svuotati e riorganizzati, veniamo qua a... ad attaccare la miniera abbandonata. È inutile rischiare di perdere tutti i materiali che abbiamo raccolto. Prendiamoci una scaletta per risalire. La fisica di sto gioco è spettacolare, veramente. Ok, adesso direi di continuare da qua. Scaletta. Ok, sono andati in superficie, perfetto. Superficie sta facendo notte, tra l'altro. Allora, aspettiamo un attimo qua la zona del ponte, magniamoci sì, un polletto, andiamoci un polletto, vediamoci in caso arrivasse qualche amico e facciamo la ninna. Tu torni con me. Allora, torniamo a casa e vediamo di andare a cuocere tutta la roba che abbiamo trovato. Wow, questa l'ho rischiata, eh? Sono anch'io curioso come una biscia andare a esplorare quella miniera abbandonata, perché so che c'è da sotto, può esserci ogni ben di Dio. Allora, il nostro orto è a posto, quindi possiamo fare una bella cosa. Andiamo nella nostra fabbrichetta a depositare prima tutto il ferro, poi il cosciotto di pecora, cos'altro da cuocere, ma si cuociamo anche un po' di pietrisco, ma iniziamo a trasformarlo in pietra. Poi mettiamo dentro un po' di... un po' di carbone qua nella nostra fornace automatica. Ok, qua sotto intanto abbiamo un po' di roba. Prendo due polli. Ok, intanto lì il ferro si cuoce, va a depositarsi nella chest. Ora andiamo a prendere un po' di roba qua. Quelle pecore, muore anche da voi, pecorelle e polletti. Noi raccogliamo un po' di cose intanto.
e prepararci per la prossima missione, ovvero andare a esplorare la miniera abbandonata, che ci sarà veramente da divertirsi nella miniera abbandonata. No, non questo, non queste qua, le patate qua voglio mettere. Perfetto. Poniamo anche le zucche. Ora andiamo sempre con la nostra fornace automatica. Mettiamo a cuocere le patate avanzate. Vedete? Tutto perfettamente in sequenza. Non va sprecato assolutamente nulla, infatti, di carbone. Un macchinario veramente eccezionale. Ora andiamo a darlo mangiare ai nostri polletti, che sembrerebbero essere anche abbastanza bravi ultimamente. Allora, 1, 2, 3, 4, 6, 3, 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
Per meglio non farne crescere troppi, avere giusto un minimo di base. Poi andiamo dalle nostre pecorelle. Ok, andiamo a mangiare le pecorelle. Te pecora nera mi sa che te attacchi, questo vuol dire. Facciamo fuori qualcuno. Ok. Perfetto signori, direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Il prossimo appuntamento andremo a esplorare la miniera abbandonata. Nel vostro epilogo è tutto. Bye bye!